Buongiorno, buongiorno in particolare a chi mi segue, mi vede dall'estero. Io viaggio molto per ragioni così culturali e mi capita spesso di poter contare sulla gentilezza delle persone che lavorano insieme alla Dante Alighieri, quindi mi è particolarmente cara l'occasione. 2 anni fa ho cominciato a scrivere un libro che è uscito ad aprile, che si intitola Le alternative non esistono, la vita e le opere di Tommaso Labranca. È un po' vergognoso dirlo, ma non ho qui con me delle copie perché le ho regalate tutte. Quindi faccio vedere la copertina sul mio iPad, è l'unica cosa che mi è rimasta, eccolo qua. Il mulino con questa bella foto di Labranca che se ne va verso l'orizzonte. Ora, credo che molti di voi non abbiano mai sentito parlare di questo scrittore, di questo intellettuale, e ben pochi lo abbiano letto. Però Labranca è stato per la mia generazione. Io sono nato nel 71, un intellettuale cruciale, cruciale veramente. Labranca era del 62, quindi aveva una decina di anni più di me, e verso la fine degli anni 90, quando io finivo di fare il dottorato di ricerca, e venivo anche dal liceo classico, quindi avevo una formazione molto tradizionale, molto umanistica tradizionale, Labranca cominciò a far uscire una serie di libretti dai titoli strani. Andy Warhol era un coatto, coatto vuol dire Tamarro vuol dire uomo del popolo, ma in senso spregiativo. Cialtronescon, che uscì per Einaudi addirittura. Neoproletariato, Estasi del pecoreccio, eccetera. Libretti in cui Labranca affrontava questioni relative alla cultura pop nella più varia e più vasta delle sue determinazioni. Quindi musica leggera, cinema, televisione, pubblicità e tutto quell'universo di diceva Labranca, trash, che è un po' lo stigma, la caratteristica della cultura popolare contemporanea. Trash nella sua accezione non voleva dire immondizia, come spesso si sente dire oggi, era qualcosa di più sottile, che sarebbe molto lungo spiegare qui, chi vuole leggere, vuole approfondire la cosa lo può trovare nel mio libro, ma era una definizione molto intelligente, molto, molto acuta di una gran parte dei prodotti culturali che ci riempiono la vita in questi ultimi decenni. Dopo questo inizio come dire, di grandi originalità e qualità, Labranca si è un po' perso, si è un po' perso di vista anche. I grandi editori hanno smesso di pubblicarlo, lui faceva anche l'autore televisivo, era stato l'autore di uno dei programmi di maggiore successo degli anni 90, cioè Anima Mia, il programma con Fazio e Baglioni. Dopo il 2000 ha continuato a lavorare nelle radio, ha fatto ancora l'autore televisivo, ha pubblicato molte cose, ma è un po' scomparso dai radar. Alla fine i suoi ultimi libri si è ripubblicati con una casa editrice praticamente casalinga, se l'è fatta lui. E questi libri sono spesso molto belli, io ne ho qui alcuni. Questo è un libro sull'arte contemporanea che si chiama Vraghi Naroda, che in russo vuol dire nemici del popolo. E poi come dire, per sopravvivere, per campare, ha scritto anche una serie di libri servili, e cioè delle biografie di personaggi famosi. Una biografia di Taricone, ricorderete, una biografia di Michael Jackson, scritta in una settimana quando morì Michael Jackson, che ha venduto decine di migliaia di copie, eccetera, eccetera. Insomma, per una serie di ragioni, ragioni molto strane, molto originali rispetto a quelle che destano l'attenzione e l'interesse in un intellettuale, in uno scrittore tradizionale. Per una serie di ragioni, Labranca è stato al centro dei miei interessi negli ultimi anni e a me è piaciuto scrivere questo libro perché parlando di lui sono riuscito anche, credo, a parlare del momento culturale che l'Italia ha attraversato negli ultimi 30 anni, in maniera appunto un po' originale. Il libro che ho scritto è un libro in cui racconto l'indagine, cioè Labranca non è uno scrittore come Manzoni o come Dante, non è una storia di Labranca, non si fa solo sui libri. Ho dovuto prendere dei treni, ho dovuto incontrare delle persone. Nel libro metto una serie di dialoghi con i suoi amici, i testimoni che l'hanno conosciuto, una serie di pagine di analisi delle sue opere e anche un tentativo di inserire la sua opera appunto nel quadro culturale dell'Italia degli ultimi 30 anni. Viene insieme un saggio quindi di storia della cultura, con un centro che è appunto Tommaso Labranca e con un protagonista che sono io che mi muovo in questi diversi ambiti della cultura contemporanea. Spero sia istruttivo e piacevole da leggere. Molte grazie.